Ho già evitato discussioni di carattere politico perché ho detto che oggi si parla di sport. Mi pare che la cosa sia condivisa o no? Sì. Diciamo di sì, cominciamo parlando di sport. Cominciamo parlando del convegno, ci sono nomi importantissimi qui nell'aula magna del Tribunale di Avellino per parlare della riforma dello sport e del CONI. È un giorno importante per lo sport, per il calcio, per il CONI, per Avellino che ospita tante importanti personalità, in un giorno positivo sicuramente, si discuterà di materie che riguardano la quotidianità e di questo siamo fortemente convinti e orgogliosi, e io particolarmente da Irpino. Presidente, ieri al Trastevere Stadium a guardare l'Avellino c'era il suo collega della Lega Pro, Ghirelli, con il quale lei ha avuto uno scambio di battute proprio qualche giorno fa sugli pescaggi. Qualche malpensante ha detto che insomma lei tirava un po' il carro dalla parte dell'Avellino, è così? Con Ghirelli mi sono sentito ieri mattina, mi ha chiamato, mi aveva anticipato che sarebbe andato alla partita dell'Avellino, quindi lui abita a Roma, quindi con piacere mi riferiva e è andato alla partita dell'Avellino. Ottimi rapporti, eccellenti rapporti personali e istituzionali, ognuno fa gli interessi della propria Lega, lui legittimamente chiede delle cose, io altrettanto legittimamente dico che si stabiliscono all'inizio del campionato i criteri per i quali bisogna accedere eventualmente ad un campionato superiore, quindi tutto lì, finito lì, senza polemica. Presidente, la prendo così, anche Real Madrid San Giuseppese è sport. Questa è solo una stupidaggine che non c'entra nulla quando non si hanno argomenti, quindi insomma, come avrete visto poi sarà diciamo il tempo a dire chi ha ragione o meno. Io rivendico per diciamo, la nostra parte politica coerenza, linearità, correttezza nei rapporti, quindi non tolleriamo invasioni di campo ingiustificate soprattutto da parte di chi non conosce e viene qui basandosi su giudizi di personaggi che fino all'altro giorno sono stati nell'altra parte politica. Ci sono i presupposti affinché la Lega Pro tagli l'organico? No, queste sono questioni che bisogna chiedere alla Lega Pro, diciamo, al momento non ho notizie.